Presentato a Palermo nel corso di una conferenza stampa presso la sala Palumbo dell'Ars dal deputato regionale dell'UDC onorevole Calogero Firetto, un disegno di legge sul riordino del sistema del credito alle imprese siciliane. A sostenere l'iniziativa anche gli onorevoli Nicola D'Agostino e Margherita Larrocca dell'UDC e Bernadette Grasso di Grande Sud. Il disegno di legge tende a convogliare in un'unica agenzia regionale il credito alle imprese, eliminando organismi come IRCAC e CRIAS e ricondurli in un unico soggetto individuato nell'IRFIS, società a partecipazione regionale. C'è l'esigenza di ricondurre ad unità il sistema creditizio controllato dalla regione siciliana e farlo efficientando il sistema, liberando risorse che possono produttivamente andare a sostegno proprio delle cooperative, degli artigiani e nella sua complessità dell'intero sistema produttivo siciliano, che in questo momento ha un rating che si abbassa sempre di più. Il tessuto già era debole, la crisi economica adesso spaventosa abbassa sempre di più questo rating. Allora abbiamo la necessità di sostenerlo il sistema produttivo. Questo disegno di legge va proprio in questa direzione e che deve comprendere anche aree produttive che in questo momento sono quasi ai margini dell'iniziativa creditizia. Penso per esempio ai pescatori. I pescatori non riescono neppure ad avere accesso ai fondi comunitari perché spesso non sono neppure in condizione di prestare garanzie fideiussorie. Allora il sistema va ripensato in maniera più efficientante. Ecco, quali sarebbero effettivamente il benessere per le aziende siciliane, non solo le grandi ma anche le piccole? Ci sarà delle risorse che saranno liberate? Assolutamente sì, nel senso che i fondi di dotazione in questo momento a CRIAS e IRCA che vengono convogliate in una società unica che è l'IRFIS già esistente, con nessun costo di tipo fiscale nell'operazione, diciamo, di liquidazione e concentrazione, perché anche da questo punto di vista siamo stati attenti a non sovraccaricare la regione di costi di tipo fiscale, e nello stesso tempo noi pensiamo che questo sia il primo passo verso una serie di provvedimenti di efficientamento del tessuto produttivo. L'altro tema è certamente quello del credito d'imposta, dove prevederemo di aumentare le somme che sono già nelle idee del governo regionale, e il terzo tema è quello di ridefinire il rapporto con Riscossione Sicilia. In questo momento tante aziende, per via di cartelle esattoriali, per sistemi di rateizzazione, hanno il DURC, come si dice, macchiato e non riescono a avere contatti né con la pubblica amministrazione né a partecipare a gare. Invece attraverso questa forma di moratoria di almeno un anno consentiremo a molte aziende che in questo momento sono boccheggianti di rimetterli in pista e salvarli da sicuro fallimento.